Palermo per noi è una città e un aeroporto molto importante, abbiamo continuato a crescere infatti nell'arco di 7 anni e oggi abbiamo annunciato una nuova rotta in partenza dallo scalo palermitano alla volta della Croazia. Questa rotta è per Dubrovnik e sarà operativa a partire da luglio del 2020, ma i voli sono già in vendita da oggi. Grazie all'annuncio di questa rotta diventano 27 le destinazioni servite da Volotea dallo scalo Borsellino e Falcone, e 19 delle quali sono esclusive, cioè operate soltanto da Volotea, che per il 2020 ha messo in vendita 777.000 posti, quindi una capacità molto importante per lo scalo siciliano. Nel 2013 Volotea ha messo la sua prima base a Palermo e oggi è arrivata a quasi 1 milione di passeggeri, una compagnia che diciamo è quasi diventata una compagnia palermitana, un sintomo di quella che è la credibilità dell'aeroporto di Palermo rispetto alle compagnie. Oggi abbiamo oltre 30 compagnie che lavorano nel nostro aeroporto, quest'anno supereremo per la prima volta nella storia i 7 milioni di passeggeri, con un aumento intorno al 7%, doppio rispetto a quella che è la crescita del mercato italiano, e stiamo per affrontare un piano degli investimenti nel prossimo quadriennio di 90 milioni, in cui il lavoro più importante sarà il rifacimento integrale del terminal con grossissimi servizi addizionali per i passeggeri e tutta una serie di interventi green, come interventi sull'utilizzo delle acque, interventi sul fotovoltaico, un parco a mare e quant'altro. Tutti questi numeri portano ovviamente a un bilancio sempre più solido. 2018 abbiamo fatto il record, oltre 4 milioni di euro di utili, e quest'anno la semestrale ci dice che raggiungeremo risultati ancora migliori. Questo ha un impatto anche sul positivo, anche sul personale. Per la prima volta abbiamo pochi giorni fa fatto un accordo di welfare col personale per dare il giusto riconoscimento per gli sforzi che hanno portato a questi risultati.